Ciao, eccomi qua. Questo è un video per uno swap al quale ho partecipato. scusate, ancora la tosse. E quindi volevo farvi subito il video per farvi vedere cosa ho ricevuto dalla mia swappina Emanuela. E niente, volevo farvi vedere un po' tutto. Ringrazio Federica per aver creato, per aver organizzato questo swap. Ovviamente, metterò sotto magari nell'info box, il link del suo gruppo, ovviamente su Facebook, del quale io faccio parte, ovviamente. E mi è piaciuto molto partecipare a questo swap. Ho partecipato perché ritenevo corrette le regole, corretto il modo di enunciarle proprio, e soprattutto perché, conoscendo comunque in parte Federica, so che è una persona affidabile e quindi malauguratamente, se ci fosse stato qualunque problema in ambito degli swap, già successo purtroppo tra una swappina e un'altra, so benissimo che lei avrebbe tirato le redini, insomma, chiamiamo così. E quindi mi sono sentita sinceramente molto sicura nel poter partecipare. Quindi, infatti io penso di essere stata molto fortunata. Ora non conosco bene le altre ragazze che hanno partecipato alla swap, tranne qualcuna, ma perché parliamo proprio di amiche. Però penso di essere stata molto fortunata a conoscere questa ragazza, Emanuela, perché è una ragazza molto carina, molto dolce, comprensiva, è una ragazza davvero, da quel poco che ho potuto percepire, con un grande cuore. E quindi devo dire che mi è piaciuto molto anche scambiare delle parole, dei pensieri e tutto riguardo lo swap e non solo con lei. Quindi mi è piaciuto conoscerla, insomma, no? È una persona che secondo me valeva la pena conoscere. Quindi sono felice e ringrazio Federica per avermi dato questa grande opportunità, insomma. E allora, io e questa ragazza abbiamo deciso di fare questo swap anche mangerecce, quindi non solamente creazione, non solamente scambio di materiale creativo, ma anche mangerecce, perché secondo me è importante, nel senso che siccome io sono del nord e questa ragazza invece no, è del sud, secondo me una cosa molto carina era quella di scambiarci dei prodotti locali, quindi della mia regione piuttosto che della sua, per capire un po', no, per entrare in contatto con una regione differente, quindi con stili, con cibi, con modi di mangiare anche differenti, no? Quindi ho pensato che era una cosa molto, molto bella, no, da fare, e quindi sono stata molto felice di questo. Nel durante io mi sono presa purtroppo una lingua, comunque sono stata male, sono stata proprio malissimo, e mi è spiaciuto perché io avrei dato molto di più per questo swap, sinceramente, avessi avuto più forze e più grinta. Ma purtroppo mi ha ammazzato da una settimana e mezza, da quando ho detto che partecipo allo swap e ho iniziato a fare la prima creazione. Ho detto: oh, che bello, che figata e tutto, boh, beccata di netto. E quindi diciamo che le ultime cose le ho fatte con immensa fatica, ma proprio perché fisicamente stavo proprio di merda. E ancora adesso, dopo una settimana e qualche giorno, devo ancora riprendermi totalmente, oltre che pure antibiotico e tutto, ma servito. Ah sì, un po', ma non completamente. Però, a parte questo, vi faccio vedere cos'è ricevuto da questa bravissima ragazza. Allora, lei mi ha realizzato. Sì, lei mi ha realizzato. Sì, ha realizzato. Ah no, parliamo della storia mangereccia prima di tutto. Allora, lei mi ha inviato questi, che sono dei fichi secchi di Calabria, che io non li ho mai mangiati. Cioè, amo i fichi secchi, però proprio specialità calabrese, sinceramente penso di non averli mai mangiati. Quindi questi, che infatti poi voglio mangiarli assolutamente per. Ah! Col cedro, che figata! Guarda, proprio qualche giorno fa ho ascoltato Mela Verde, che è questo programma su Canale 5 della domenica mattina, che io adoro, dove parlavano appunto dei cedri calabresi, dove facevano vedere tutti i cedri che venivano utilizzati nei dolci e quant'altro. Tanto che io a mio marito gli faccio: bene,
La prima volta che andremo in Calabria, io voglio mangiare questi dolci perché secondo me col cedro, anche se io in generale ad esempio il limone non lo amo particolarmente, però secondo me nei dolci, ad esempio il cedro che è già un po' diverso del limone, deve essere buonissimo. E volevo provarli, quindi adesso leggendo leggendo vedo appunto che sono appunto con noci, scorze di cedro, di diamante, appunto mio marito è andato a diamante e ha detto che è uno spettacolo, cotti al forno e aromatizzati. Quindi questo è il primo e poi un'altra confezione, sono sempre di tichi secchi, però ho già letto che sono crocette alle mandorle, quindi probabilmente ci sono delle mandorle all'interno e scorze di arancia candita, cotte al forno e aromatizzate sempre. Quindi questo è, diciamo, è il mangiare che mi ha inviato lei. Poi mi ha realizzato questo alberello molto molto particolare. In realtà io non li ho mai visti questi alberelli riprodotti, quindi non so bene bene come è stato creato. Ci sono delle piume, questo lo posso vedere, ci sono dei rivoli, delle sfere e degli strass. Questo è polistirolo, la base quindi in polistirolo, però dire purtroppo io non li ho mai visti, quindi non so realmente come è stato totalmente riprodotto, insomma. Allora, quindi le creazioni praticamente partono da lui, partono da questo specialissimo alberello che appunto non avevo mai visto in vita mia. Poi c'è questo, poi allora, parlando appunto di creazioni, allora vi faccio vedere questa che Emanuela l'ho già messa, oggi sono uscita per la prima volta dopo una settimana e passa e ho indossato questi orecchini che mi hai realizzato tu proprio. Non so lo schema quale sia, o se è suo, personale, o magari li ha riprodotti grazie a uno schema sul web o a pagamento, non ho la più pallida idea, sinceramente. Però mi piacciono molto e di questi colori non li avevo. Vi faccio vedere più da vicino. È un color rosa, è un rosa, dirlo io, un rosa salmone con un rosa molto chiaro. E come vedete ci sono. Allora, questo è il davanti. E questo è il retro. Non so come si chiamano queste perline un po' particolari, triangolari, non mi viene il nome sinceramente. Quindi se qualcuno di voi lo sa, magari se me lo può dire, perché sono molto carine. Io non ho mai realizzato nulla, anche perché non le ho mai avute queste perline qui, non so neanche dove si comprino, non ho mai viste. Molto molto belle secondo me. E come schema è molto particolare, bello, davvero bello e soprattutto sono portabilissimi, cioè sono molto molto comodi. Io oggi li ho tenuti su comunque tutto il giorno e sono proprio proprio belle, devo dire. Quindi come creazione questa qua e poi questa era inserita su, ve lo faccio vedere se lo ritrovo, esatto, questo cartoncino. Metti a fuoco, bravissimo. Questo. E poi invece un'altra creazione inserita in questa scatoletta che io già adoro perché è viola, ovviamente. Poi è una bellissima scatolina. Era inserita appunto all'interno. Parliamo di questo bracciale. Aspettate che ve l'ho fatto vedere. Allora, io di lui mi sono innamorata, cioè persa. Non solo in realtà perché c'è del lilla all'interno che come voi sapete io amo in maniera smisurata, ma proprio per la realizzazione del bracciale che non avevo mai visto e mi piace un sacchissimo. Guardate che belli questi quadrotti che ha realizzato lei con perline e al centro questi bicono, non so se siano Swarovski o meno, non lo so, però comunque sono stupendi, sono questi bicono lilla che sono una meraviglia. E poi ha realizzato davvero bene il quadrato, secondo me. Ha utilizzato delle Delica e delle Rocaille, secondo me 11.0 a vedere da qua. Sono proprio proprio belle. Poi al centro ha messo questo elemento che probabilmente è di no, argento, insomma, colore argento. Adesso è molto pesante, molto bello come elemento. Mai visto anche questo qua. Questo è davanti e questo è il retro. Anche se secondo me si può indossare sia come davanti che come retro in entrambi i casi, perché sono splendidi entrambi. E poi ho utilizzato questi charms come fogliolina, molto, molto belli e speciali. Poi un classico moschettone. E ha finito secondo me in maniera molto fine con questa catenella e questo bicono finale. Io l'ho già provato, non l'ho indossato oggi perché appunto non stava bene con gli orecchini essendo sul rosa, mentre questo appunto sul lilla, ma è molto molto particolare. Poi volevo dirti, io ho il braccino piccolo, no? Come tu e tante altre ragazze sanno già. Bene, mi ci sta, nel senso mi va bene. Adesso aspettate che non lo.
No, vabbè, se riesco me lo infilo pure, scusami, perché mi ero fatta aiutare. Cazzarola, da mio marito, però magari se riesco, magari no, non vorrei spezzarmi l'unghia. Vabbè, tanto per farvi capire, chiudendolo comunque mi rimane così, quindi a me va benissimo. Cioè, è quel morbido che però non è morbidissimo, nel senso che cascano, casca fino così, quindi secondo me la misura è esatta, vada Dio. Quindi al centro praticamente rimane questa rosa, questo fiore e lateralmente rimangono i quadrotti. Molto molto bello, vedete? Come rimane al polso, al mio polso perlomeno. È bellissimo, di questo mi sono innamorata, devo dire, completamente. Quindi grazie mille Manuela, perché devo dire, io sono sempre abbastanza schietta e sincera nel bene e nel male, e questa è la creazione che mi è piaciuta di più in assoluto, perché oltre forse a rappresentarmi di più, ma la trovo anche molto originale, insomma, non già vista. E quindi l'amo particolarmente, davvero molto molto bella. Poi mi ha fatto questo bigliettino molto carino for you, con dentro appunto una letterina per me, che ovviamente non vi leggerò, è per me. Parlando di materiale creativo, mi ha inviato queste qui, che sono delle bustine molto belle con le farfalline. Poi queste bustine che fa sempre comodo, io le uso tantissimo, trasparenti, queste qui che si chiudono appunto con no, sì, con lo scotch, no, hanno già poi lo scotch e si chiudono a sé stante così. Poi come materiale vi faccio vedere, mi ha regalato questa catena, è una catena appunto colore argento. Poi sempre di catene, parliamo di queste, è una catena dorata. No, liscia tipo, no, liscia, effetto serpente, mettiamola così. E poi un'altra, sempre color argentato, ve la volevo far vedere più da vicino. Eccola qua, la vedete? Sì, è molto particolare, molto molto originale come catenina, mai vista neanche questa qua. Quindi queste come catene, come minuteria mi ha inviato i moschettoni che fanno sempre comodo, moschettoni grandi, soprattutto argento, color argento. E io i moschettoni grandi ti dirò pure che l'ultimo l'ho finito per una creazione qualche giorno fa, moschettone semplice, me ne rimangono degli altri grandi, ma quelli strass, semplice non ne avevo più. Di minuteria mi ha regalato sempre questi cuoricini come charms, praticamente da appendere alle varie creazioni, io penso, o abbracciali, non so quant'altro. Poi queste madreperla che io amo davvero tantissimo, questi dischetti madreperla che amo tantissimo, belli, 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 belli. Poi questi quadrotti sul blu, sul crystal e sul rosa, oddio, rosa salmone, non so se li vedete, sono bellissimi. Secondo me questi qui, realizzando magari una collana di quelle assemblate, no? Praticamente con varie pietre, secondo me stanno benissimo. Anche a me stanno bene proprio i tre colori insieme, per di più. Vabbè, poi queste che sono, io penso, non capisco se siano pietre dure, non lo so. Emanuela, dimmi te, Massimo. Molto belle entrambe, una è sullo scuro, quindi sul nero blu scuro, l'altra appunto sull'arancionino, arancionato, non lo so. Scusate, ma l'è in delirio proprio. Oggi ho preso, mi sono dimenticata di prendere il sedativo per la tosse, e quindi è un casotto. Poi avendo parlato un po' è delirio, vabbè. Poi, delle goccine, io adoro le gocce, perché secondo me, non in tutti magari gli orecchini, ma in tanti stanno bene come pendenti. E guardate che belle, ci sono delle gocce con dei colori spettacolari. A parte questo che è un color miele, che magari si trova più spesso, però gli altri colori sono molto molto originali e speciali, insomma, non si trova magari tutti i giorni. Poi, queste qui che avevo già visto in altre creazioni, soprattutto se non erro della Eri, sì, della mia amica Eri. E sono delle goccine, però un po' particolari, squadrate ovviamente, e effetto, no, cubo, effetto strano, insomma, gocce squadrate, molto belle, sia crystal che sul nero, quindi jet. Poi ho i cipollotti, questi cipollotti qua bellissimi. Non so i millimetri, dovrei visionarli. Non lo
so, devo vedere, non sono quelli piccolini, piccolini però, eh. O un 6x4, non so, un 6x8, non so, devo vedere. Belli. E dello stesso colore mi ha inviato anche i più piccoli. Questi sono un 3x4 sicuramente. Vedete? Belli, belli, belli. Ve li metto vicino. Sono uguali come colore, assolutamente. Magari vengono sfalsati in video, ma sono realmente uguali. Poi, allora, mi ha inviato questi. Allora, quando ho visto queste, tra l'altro sono stata felicissima perché io le adoro. Sono le bagel della Toho da 3 mm. Eccole qua, bellissime sul viola e dello stesso colore che amo. Chissà se c'è una possibilità di creare un qualcosa per utilizzare sia uno che l'altro. Non lo so, se avete informazioni ditemelo eventualmente. Queste qua sono una super bellissima roba. Sono le SO che hanno un colore che è uno spettacolo questo viola. Ma perché grida? Vabbè, è un colore che è uno spettacolo. Manu! Sono un viola scuro molto 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 bello. E come vedete ci azzecca tantissimo con queste bagel. Quindi se sapete magari darmi qualche informazione riguardo magari un tutorial dove si possano utilizzare entrambi i materiali per una stessa creazione, quindi che siano degli orecchini, un bracciale, un ciondolo, non importa, però che si possa realizzare utilizzando entrambi, mi fate un regalo, perché proprio li adoro e vorrei utilizzarli proprio insieme. E niente, finito qua, vi faccio vedere solamente le bustine con le quali mi ha inserito tutto questo, che sono queste due bustine che io amo particolarmente, soprattutto queste sul panna, che sono quelle che si chiudono così, no? Col velcro, sono bellissime. Io amo proprio tanto queste bustine qua. E niente, penso di aver fatto vedere tutto, esattamente, sì. Scusatemi se io non vi ho fatto vedere quello che ho realizzato e soprattutto messo da parte per lei, ma come vi dicevo, stata male, quindi non c'avevo sinceramente né voglia né voce di fare video e quindi non l'ho fatto, insomma, non l'ho realizzato. Adesso non so se lei ve lo farà vedere, non ne ho più pallida idea. Gli ho regalato comunque degli orecchini che per me, che mi erano molto cari, che ho realizzato apposta, e perché lei poi adora l'oro e mi piacevano un sacco. Infatti sono contenta che vadano a una persona che comunque so che ama questo genere di cose, le ho fatte apposta, cioè nel senso, però sono contenta di questo. E poi gli ho fatto una stella, stella marina, buonanotte, le stelle di Natale praticamente rosse, avevo già realizzate. E vanno sempre, poi mi piace molto. Io realizzo cose in fimo e quella è realizzata totalmente in fimo. E poi, ovviamente, è materiale creativo e biscotti della mia città perché sono tipici appunto della mia città. Sono biscotti in realtà multiuso, nel senso che si possono usare in mille modi: pucciati nel tè, nel latte, nel caffè, in tutti i modi, con la crema succo, con la Nutella, oppure fare il tiramisù, ecco, mille cose si può fare. E niente, praticamente l'involucro è stato questo. In questo caso non ho più inviato con le poste, mi sono rotta le balle. Ho inviato con un corriere SDA che nella mia zona fa schifo. Infatti, ho dovuto praticamente portare il pacco dai miei suoceri ed è arrivato a ritirarlo là perché, appunto, qua purtroppo è uno schifo veramente questo corriere. E là invece funziona abbastanza. E quindi, almeno così col corriere, cioè avevo la. Ovviamente la tracciabilità e poi soprattutto sapevo che sarebbe arrivato in breve. E niente, tutto qua. Adesso il mio penso sia ancora in viaggio. Spero che a breve arriverà lei, insomma, e di fare contenta anche lei perché io l'ho appena ricevuto stamattina, quindi ci terrei che lo ricevesse anche lei nel più breve tempo possibile. Bon, il video finisce qua. Ho finito le cose da dirvi, da farvi vedere. Spero vi siano piaciute. A me sì, tantissimo. Quindi ringrazio tantissimo Emanuela. E ringrazio ancora Federica per tutto. Spero che ti riprenda, Fede, perché so e ti capisco se sei stata male, quindi spero che vada meglio la situazione. Un bacione grande a tutti, ciao ciao, a presto!